Ma 10-15 o di meno? Boh, non so, saranno almeno 7-8 km. Ah, ok. La Russo ha appena realizzato che l'avvicinamento in bici non è così breve. Lei pensava a un 2-3 km. Ma io pensavo giusto per fare un triathlon. Allora, vediamo se... Adesso vi faccio vedere dove andiamo. Siamo proprio all'inizio della Val d'Argentera e dobbiamo arrivare su quel montagnozzo laggiù. Adesso c'è un controluce pazzesco. Sì, siamo appena partiti e già rimpiango di non aver messo i guanti. Fa un freddo porco, però sono troppo pigro per fermarmi e tirarli fuori. Tanto c'è qualcuno molto più furbo di me che invece i guanti li ha messi subito. Alla fine li ho messi. Bene ragazzi, abbiamo trovato finalmente la neve. Ancora un paio di metri. No, no, io mi cambio qua. Ah sì? Ma sì, perché devo bagnarmi i piedi. Lui è saggio. Pronti? Quindi oggi la destinazione è, dovrebbe essere il Gran Mule, quota 2900 qualcosa metri. Arrotondiamo per eccesso. 3000. Quasi 3000. 3, 2, 1. Bruno. Anche la Russolo sta per arrivare in cima. Allora, cosa mi dici di... Allora, panorama, bomba, compagnia. Lo vedete quello? Carina, eh? Non potrei desiderare di meglio. E forma fisica della Russolo, leggermente da rivedere. Quasi pronti per la discesa. La neve dovrebbe essere decente, no? Che dici? Ma mi sembrava più che ok. Per fortuna che sono con la Russolo, che è una super pro skier. Mi porti giù tu, vero? Tranquillo, tu mi hai portato in cima, io ti porto a valle. Grazie. Madonna, che bello! E niente che dire, giornata fighissima e ci siamo meritati una pizza. Pizzetta birretta. Pizzetta birretta. Pizzetta birretta, la combo, è una combo, è come il triathlon di oggi. E dal momento che non abbiamo fatto neanche pranzo, ci siamo quasi meritati un gelato da Gusto. Così.